ricordati, direttore. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Polignano. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come... Antonio! Antonio, dove stai? Antonio! Oh! Madonna! Tiro. E non venire così di soppiatto. Io stavo cercando. Stavo cercando di indagare, di sapere. Pare. Ti ricordi il servizio che abbiamo fatto? Sì. Perché c'è Mina è sotto sfratto il 29 di aprile, mentre ci sono delle case dell'Arca, di proprietà dell'Arca. Di Noè. Non sappiamo. No, sarebbe di Noè, perché siamo tutti imbarcati nella stessa Arca. Non sappiamo se già nella disponibilità del comune alcune. Sì. Che sono invece usate o come alcove o come case estive, o addirittura blindate per paura dell'occupazione abusiva. E qui in via Don Luigi Sturzo. Al numero? Ecco, lo sapevo. Devi sempre dire tutto, mi devi sempre anticipare. Pare ce ne sia una di queste usate un po' così, che se si facesse un controllo sul contatore, per esempio, dell'acqua, la ruota non gira, Tino, non gira, Tino. La corrente c'è, Funonzia. C'è nessuno? Eppure l'orario è quello della cena, del ritorno a casa, però poi da solo esca, no? Può anche darsi un torno più tardi da lavoro. Giustamente, mentre che fa lo straordinario come me, te, è chiaro che non facciamo noi. A noi siamo, viviamo in straordinario, ho capito. Sei straordinario. Tino, effettivamente, come ci avevano detto, non c'è nessuno. Pare non ci sia nessuno, ma per avere la certezza di questa cosa, che si tratti dell'ennesima casa popolare di Polignano usata un po' come alcova. Ah sì, come appoggio, anche estivo o non estivo, quando uno... Io pagherei per avere una casa a Polignano in estate. Ma cifre esagerate. No, anche normale. Quindi sai no, che facciamo? Proviamo a chiedere se qualcuno del palazzo sa se è vero, non è vero. Non indietreggiare, Tino, non indietreggiare. Cioè, se se è vero, non è vero. È inutile che suoni qui, non aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Da quanto tempo quella casa di Samità? Saranno 5-6 anni, la usano come casa estiva. Cioè vengono solamente 10 giorni all'anno e basta. Si posso dire che non sono tutti a vengono. È quella che c'ha intestata, vive a Londra addirittura. Cioè, chi è intestata vive a Londra? La padrona, la mamma era morta, era donata la figlia, che vive a Londra. Ebbene, una volta, mancava da 3 anni, è venuta adesso 11 giorni, la nipote a volte viene la sera col fidanzato, fanno i cavoli loro e se ne vanno. È disabitata completamente. Ma è vero che qualcuno di voi ogni tanto gli va ad aprire l'acqua, gli va ad accendere la luce? Abbiamo saputo che non noi, no, non voi, per carità di Dio, vero, non voi. L'abbiamo saputo anche noi, però adesso non va più. Una signora della palazzina andava, aveva le chiavi, gli apriva l'acqua. Mamma da 2 anni. Da un po' non va più. No. Sì, da quando gli dice, quindi, guarda che fai una cosa illecita, non puoi andare a mettere una lavatrice ogni tanto per far vedere che il contatore gira. Le case popolari vacanti. E sappiamo che quella che sta giù dall'altro lato è vuota. Sì, mamma, non mi interessa niente, se è vuoto, sta pieno. No, lo so, interessa nel momento in cui è vero o non è vero, siamo qui per chiedere. No, la c'è. È vuota, viene ogni tanto da Londra. No, sono da Londra e sta da nipote. Ah, no, che viene la sera, no? Dico, ma è vero che lei ogni tanto andava a mettere la lavatrice? Lì? No. No, lei qualcuno che abita in questa casa, è vero che lei andava a mettere, aveva, fino a un paio d'anni fa aveva le chiavi e metteva la lavatrice? Tutte le viste da bordo. No. Siccome tutto il palazzo sa questo, volevo scongiurare il fatto che... Okay. Dico, tutto il mondo sa che lei andava ogni tanto ad aprire, metteva la lavatrice per far girare il contatore dell'acqua. No. Sappiamo che questo giro loro pagano zero di acqua, perché ovviamente se non c'è nessuno non consumano acqua. No. Ok, perfetto. Arrivederci. Stavo
volta era loro zero, mi abbiamo pagato 500 euro di acqua a loro zero. Loro zero. A momenti eravamo noi indietro i soldi di cauzione. Io chiamo la finanza, Ficcino non ha una casa, sono in mezzo a una strada con due bambini. E questi invece stanno... Cioè sono nella nostra palazzina, case vuote che le usano per appuntamenti oppure perché va la padrona a Londra per venire a Polignano 10 giorni, usano, io sono in mezzo a una strada, vi sembra regolare? Io non chiedo una casa grande, ma anche due stanze per i miei figli e per noi, per avere una nostra casa. Noi viviamo con dei genitori anziani perché non mi posso permettere un affitto. Viviamo in una camera che è un buco 4x4 quando ero singola. La domanda è, il signore Salva c'ha chi se è vuota? O da chi? O da chi, bravo Tino. Pare che l'attuale assegnataria, imparentata con quella morta ormai anni fa, venga qui dall'Inghilterra ogni tanto, che la nipote la utilizzi come ancora umma umma mentre c'è gente. Lo vuoi? Sì, dai, che in questo caso ci vuole umma umma mentre c'è gente a Polignano come Mina, ma altri che invece sono sotto sfratto esecutivo. Il 29 Mina deve andare via. E oggi che giorno, eh? Stiamo arrivando, Tino. Ci stiamo arrivando. In tutti i sensi. Madonna, ci sei brutto. Veramente, ti veramente. Salve. E il saluto non si nega a nessuno, Tino. Assolutamente. Abbiamo... Anche le risposte si dovrebbero dare a tutti. A tutti. Per buona educazione. A noi ogni tanto non ci vengono date. Perché abbiamo... non lo so perché. Abbiamo mandato un paio di messaggi al sindaco di Polignano, nonché presidente dell'ANCI Puglia, Domenico Vitto, per avere una dichiarazione formale su questo crescente, chissà quanti altri ne troveremo, questo crescente numero di abitazioni utilizzate come alcove, residenze estive o addirittura blindate da tempo, che non vengono utilizzate nella maniera giusta, quindi a disposizione di chi è sotto sfratto esecutivo, non ha alternative, o dei regolari assegnatari di una graduatoria che dovrebbe scorrere. A Polignano come in qualsiasi altra parte di Bari e non solo di Bari, della Puglia, ma che dico della Puglia? Della Puglia, perché noi ci occupiamo per ora della Puglia. Tutto scorre lentamente. Troppo lentamente, Tino. E il 29, giorno dello sfratto esecutivo di Mina e di suo figlio, Mina è vedova. Si sta avvicinando. È vicino, 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 vicino! È inutile che suoni, qui non aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino.